Società di Ferrovie, RFI. Condannata in primo grado per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni gravi e gravissime, per aver causato la morte di 32 persone, tra cui bambini, donne e uomini, centinaia di feriti, ad aver distrutto un intero quartiere, lasciando alla nostra città e ai suoi abitanti una ferita indelebile. I familiari delle vittime, attraverso questo comunicato, esprimono tutta la loro sofferenza, poiché tutto pensavano, ma non che il sindaco della loro città, a 54 giorni dall'inizio del procedimento d'appello, si inchinasse, aprendo le porte di Viareggio e permettesse a RFI di fare passerella con il pretesto di un osservatorio sulla sicurezza. Tutto ciò ci appare oltremodo offensivo. Noi familiari e tutti i soci dell'associazione siamo fortemente indignati da questo nuovo gesto, che umilia fortemente le 32 vittime. Questa città è la memoria della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Noi non staremo né fermi né a guardare. Adesso abbiamo capito dove il sindaco si siederà, se avrà la faccia di presenziare, il prossimo 13 novembre all'apertura del nuovo processo, sicuramente non dalla parte dei familiari. I termini e le modalità di questo incontro fanno capire l'incoerenza e l'assoluta inaffidabilità di chi, durante un incontro privato con i familiari, aveva affermato che non avrebbe mai trattato con chi condannato, almeno fino alla conclusione del procedimento penale. Citiamo testualmente quanto disse: ci fosse anche solo un'idea di uno scambio. Allora le chiediamo, cosa è cambiato oggi? Forse quello scambio è avvenuto? Caro sindaco, le bugie hanno le gambe corte. Come si può interloquire con chi, con RFI condannato in primo grado, senza pensare all'offesa e all'umiliazione che questo gesto avrebbe comportato per i familiari delle vittime e per i cittadini di Viareggio? Come si può parlare di sicurezza con un solo interlocutore, oltremodo condannato proprio per negligenza, imperizia e incuria, per non aver applicato quelle norme basilari sulla sicurezza, causando la morte di 32 persone? Come si può pensare a un osservatorio con chi non ha ancora provveduto a rimediare alle proprie responsabilità su Viareggio? Per rendersi conto di ciò, se non sono state sufficienti le 1200 pagine di una sentenza, basterebbe analizzare quanti incidenti ferroviari sono accaduti dal 2009 ad oggi. Basterebbe ricordarsi cosa è successo il 25 gennaio a Pioltello, 3 morti e molti feriti. Basterebbe leggere la nota ANSP, perché ancora a giugno 2018 afferma che devono essere riesaminati i processi di controllo e verifica di efficacia della manutenzione delle infrastrutture, appunto RFI, e dei veicoli ferroviari, 3 in Italia. Come già espresso nel precedente comunicato, prima di inviare RFI a Viareggio, di invitare RFI a Viareggio e di parlare di un nuovo osservatorio, chiediamo se è stato richiesto a RFI di rinunciare alla prescrizione per essere giudicato da un tribunale dello Stato italiano, accettando tutta la verità sulla strage di Viareggio. È stato esibito da RFI come da documento sottoscritto da questa amministrazione e da richiesta stessa del sindaco prima del 29 giugno scorso ai partecipanti all'incontro il documento di valutazione del rischio della tratta ferroviaria che attraversa la nostra città? È stato esibito da RFI come da documento sottoscritto da questa amministrazione e da richiesta scritta del sindaco prima del 29 giugno scorso un piano per avvisare i vigili del fuoco e protezione civile su quando e quali merci pericolose attraversano la nostra città? È stato chiesto da RFI come da documento sottoscritto da questa amministrazione di reintegrare nel proprio organico chi è stato in questi anni licenziato perché si occupava concretamente di sicurezza? È stato chiesto da RFI come da documento sottoscritto da questa amministrazione un documento che attestasse la presa in atto delle 13 raccomandazioni della commissione investigativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? È stato chiesto un documento che attestasse la messa a norma delle prescrizioni della mancanza di sicurezza sul lavoro emanate dall'ASL nel 2013 ad RFI? È stato chiesto, come si evince da mozione della Regione Toscana, dell'installazione su treni merci e passeggeri del detentore di antisvio a salvaguardia della vita delle persone come prima forma di sicurezza immediata? Ben vengano un tavolo e un osservatorio a Viareggio sulla sicurezza ferroviaria. Da sempre abbiamo auspicato che l'amministrazione assumesse iniziative adeguate, ma non si può prescindere dal pretendere prima risposte precise, puntuali e concrete da questi interrogativi. Chiediamo quindi se queste risposte siano state eluse volontariamente e o per superficialità, ma entrambi i casi dimostrano l'incapacità a trattare materia della sicurezza ferroviaria, entrando veramente nel cuore del problema, nel rispetto delle vittime, dei suoi familiari e di tutti quei cittadini che hanno vissuto quella notte.
documento è firmato dal mondo che vorrei e dal comitato nazionale io non ne metto. Questo è il comunicato che abbiamo fatto. Bravo Marco.